Se il centrodestra vi dovesse dire noi siamo pronti, se voi siete disponibili, a andare in pellegrinaggio dal presidente Mattarella per chiedergli di restare almeno fino a fine legislatura, voi cosa direste a quel punto? Già sarebbe, vorrebbe dire aver rimosso tutto quel baracca che ha messo assieme. Sarebbe un passo avanti, dopodiché mio un passo parere avanti per... o una sconfitta, diciamo, per la politica, perché è un modo di rinviare, no? Ma anche io dico poi dico la mia a quel punto. E la mia è che Mattarella sta facendo, ha fatto disperatamente. Doveva far vedere che prendeva su, faceva il trasloco lui, prendere il comò e portarselo. Cioè, insomma, fa un ragionamento molto serio. Già abbiamo fatto un'eccezione con Napolitano, adesso ne facciamo un'altra, non è più un'eccezione. Quello che arriva dopo, se non viene riconfermato, cos'è un deficiente? Sì. Cioè, cerchiamo di capirci. C'è una preoccupazione seria, molto seria. Quindi puoi anche arrivarci, ma siamo all'estremo. Io non credo che noi siamo all'estremo, se apriamo lo sguardo, se guardiamo fuori. Ma fuori dove, però? Ci faccia capire. Io, se voglio, non posso dirla qui, ma se chiedono a me una rosa di 4 o 5 che non sono nel cerchio stretto della politica, ma che sono competenti, autorevoli e potrebbero dare un messaggio morale a sto paese, io ce allora, li ho. Ovviamente per non dire. Le chiediamo i nomi, ma perché la professione, quale settore, ambito? Sono diversi ambiti e basta. Basta, se centro-sinistra e centro-destra, parlo a titolo personalissimo, prendessero questo criterio, le cerchiamo fuori dal cerchio stretto, ciascuno portasse lì una rosa di 3 o 4 nomi e poi ci misuriamo e vediamo, la troviamo la soluzione, perché ci siamo guardati da fuori, la politica fa un atto generoso, il paese che è spaesato capisce che è un passo avanti, invece di star sempre sull'emergenza o peggio a cercare soluzioni al ribasso per mettere d'accordo tutto. Devo dire che io posso solo ricordare che per la verità lei, diciamo, una strategia simile l'ha già adottata una volta sulla RAI, quando bisognava scegliere i consiglieri di amministrazione. Ho chiamato la società civile. E non gli ho mai telefonato, se non quando sono io a Colombo e a Benedetto Tobagi, feci una sola telefonata quando finirono per ringraziarli. Non li ho mai chiamati io, eh. Però io sono orgoglioso di aver messo lì Benedetta Tobaci, Gerardo Colombo, è per Bacco. Ma cerchiamo un attimo anche di... Ecco, non impoverisce mica la politica, la rafforza quello che sto dicendo. È un esempio più unico che raro in questo senso. E...